Per il premio Energia Israele vi è stato il coordinamento dello scrittore Asher Salah e il sostegno dell'Università di Gerusalemme Bezalel. Tra i racconti pervenuti è risultata vincitrice Yamit Nataf di Gerusalemme con il racconto The Block. Please, yes, you can reach us. Welcome to Matera. Yes. Do you want to? Buonasera. It's a great honor to be here tonight in this beautiful city and take part in the Energia Prize. From where I come from, Jerusalem, there is a belief that special energies are surrounding the city. I believe that this is also true for Matera. It's a very, very special city with very special people. My late yoga master, Swami Vishnu Devananda, was a great believer of peace. He used to say that health is wealth and peace of mind is happiness. His personal mantra, Om Namo Narayanaya, is aimed to find personal peace in order to bring global peace to the world. In this wonderful celebration of words tonight, I would like to wish each and every one of you peace of mind and to repeat again on Swami Vishnu's mantra, Om Namo Narayanaya. I would like to personally thank Felice Listanti and all the good people of Matera for a fantastic hospitality. Live well, bring goodness to the world, and keep being kind to each other. Good evening, Matera. Shalom, Mirushalayim. Ok, spero di ricordare tutto. Allora, intanto un ringraziamento alla città, alla splendida città di Matera. Invita a una riflessione sulla pace della mente, ricordando un mantra, che è il mantra di un filosofo, un religioso, che si, appunto, che lei segue molto, ricordando quanto sia importante, appunto, vivere bene, ritrovare la pace della mente, e questo ci aiuta in particolar modo a portare pace, che è il messaggio che ci lascia la scrittrice. Premia l'ambasciatrice Mai Akaila. I am just asking her about what is her, what's the story about, and she's telling me that it's about women having an abortion. And myself, as a woman and as an obstetrician gynecologist, we have a big dilemma of abortion in the Middle East, because some of them, they consider it right of the woman, and it's obstructed by some religious and social affairs. So I hope that you have solved this issue with your story. Okay. Sì, l'ambasciatrice appunto ha chiesto alla giovane scrittrice di che cosa trattasse il suo racconto e ci ha appunto la scrittrice ha raccontato che si tratta di due donne che hanno dovuto affrontare l'aborto e quindi due parole sono state spese anche rispetto a questo tema così delicato e che coinvolge così tante persone nel Medio Oriente. Grazie. Grazie a te.